commissione sulla coalizione sociale. È la questione delle questioni. Sì, io leggo il documentino che abbiamo fatto, che fa il report della commissione. Allora, dagli interventi dei compagni presenti al tavolo sulla coalizione sociale è emerso come il nostro sindacato sia già promotore sui diversi territori, da Bergamo a Roma, a Viareggio, perché queste sono state le esperienze, sono state portate alla discussione, di una vasta coalizione sociale. Partendo dalle lotte antisfratto e per il diritto alla casa, abbiamo saputo individuare i bisogni di tutti i soggetti colpiti dalla crisi economica, abitativa e sociale. Abbiamo saputo intrecciare relazioni politiche con tutti quei movimenti, sindacati e associazioni che lottano come noi contro le politiche di austerità. L'Unione Inquilini ha da tempo avviato l'esperienza di pratiche sociali di auto-organizzazione popolare sul terreno del mutualismo sociale e attualmente si fa promotore di lotte sui territori contro il distacco delle utenze, contro le privatizzazioni e lo smantellamento dello Stato sociale per il riutilizzo del patrimonio abitativo dismesso tramite le occupazioni. L'insieme di tutte queste pratiche configura già un embrione di coalizione sociale dal basso. Per queste considerazioni riteniamo del tutto naturale accogliere la proposta di coalizione sociale lanciata dalla FIOM e proponiamo di aprire un confronto diretto con i soggetti promotori su alcuni punti qualificanti. 1 milione, quindi sono i punti che noi proponiamo alla discussione alla FIOM. 1 milione di alloggi pubblici a canone sociale ricavati dal riutilizzo e dalla riqualificazione dei beni in disuso a consumo zero. Secondo punto, apertura di una vertenza unitaria e nazionale per il diritto all'abitare contro il piano Casa Lupi, per il diritto alla residenza e al libero accesso di tutti gli occupanti ai beni vitali essenziali, residenza, utenze, cure di base, cure mediche di base e istruzione. Terzo punto, il blocco degli sfratti per finita locazione e per morosità incolpevole. Riteniamo che questo processo unitario possa svilupparsi a partire però da due presupposti che sono un metodo di costruzione. Uno, la pari dignità di tutti i soggetti promotori aderenti. Due, il reale protagonismo di tutti i soggetti che devono essere rappresentati, dagli occupanti, ai precari, ai lavoratori, agli sfrattati. Questa è la relazione.